Possiamo quindi dire che il campionato riprende il 20 giugno. Quindi ovviamente mi sono confrontato al termine della riunione col Presidente del Consiglio Conte, che evidentemente ha espresso il suo compiacimento per la soluzione unitaria che si è ritrovata tutti quanti, che abbiamo ritrovato tutti quanti insieme. Io ho anche un altro auspicio a questo punto, visto che il campionato riprende il 20 giugno. Io personalmente mi auguro anche che si possa dare un segnale positivo a tutto il paese. E alla fine avemus Serie A. Ragazzi, ciao, benvenuti al vostro canale Nerd Rossonero. Io sono il vostro nerd di fiducia, il vostro anfitrione in questo pomeriggio, e vi vengo a parlare la mia opinione sull'apertura, ok, dei cancelli degli stadio per i giocatori, non per i tifosi, ok? Volevi, guarda che faccia, non se l'aspettava. Quindi, se ricomincia col campionato e come italiani che siamo, non facciamo mancare la polemica, non perché qualcuno deve essere favorito. Quindi juventini, levatevi quel sindrome di Vodafone, il mondo non gira intorno a voi, ladri. Deviazione, parto di testa, gol! 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 Solley! Cos'è? Il discorso è un altro. Il discorso è questo. È che va bene la riapertura, vanno bene le date, se ti pare vanno bene anche queste date, ma non puoi farmi giocare una semifinale e una finale in questo modo. Ma per davvero? Io capisco che l'obiettivo è ricominciare il prima possibile. Ma stiamo parlando di una finale? Una finale? Della tua Coppa Nazionale? Dai, fai finta che te ne freghi qualcosa. Fai finta che ne... almeno fai finta. Perché il sistema non regge e quindi c'è bisogno di questo campionato che funga da filtro. Lo sappiamo tutti che non importa una sega niente della Coppa Italia alla FIGC. Va benissimo, non è il campionato, ma per noi tifosi conta qualcosa. Cioè, tu dai la Coppa Italia al Milan o al Napoli, ne cambi la stagione totalmente. Quindi, cioè, per noi vale un qualcosa. E sono d'accordo con l'Inter, se deve mandare la primavera, con questa mancanza di rispetto verso i nostri confronti. Cioè, fammi capire, ma davvero ci comportiamo così? Però, siamo in Italia, le pagliacciate ormai siamo abituati, e qui senza polemica non si va avanti e va bene così. Però io vi voglio lasciare con questa riflessione importante. Allora, se ricomincia, perché bisogna tirare avanti per i discorsi finanziari, dei diritti TV, tutta questa cosa, quella maffiata che c'è dietro. Però, provando a salvare questo campionato ormai falsato, non è che rischiamo di falsare anche il prossimo campionato? Dico io, è una mia domanda che spero di leggere le vostre risposte nei commenti. Cioè, io ve lo chiedo di tutto cuore, era davvero necessario salvare questo campionato mettendo addirittura in pericolo il prossimo? Io ero più del pensiero di stoppare tutto e via. Prepariamoci per la prossima. Poi, se ricomincia, se torna al campo, calcio giocato, alla fine mi va anche bene. Cioè, alla fine mi va anche bene anche così. Avrei preferito dell'altra modo, perché io sono dell'idea che mettiamo a repentaglio anche la prossima stagione. E quindi le squadre che risparmieranno più energie saranno quelli che il prossimo anno spiccheranno di più. Già con questa pandemia globale il mercato viene completamente stravolto, le strategie delle squadre vengono completamente stravolte. Non mi sorprenderebbe che già dal prossimo anno vedremo squadre sorprese in tutti i campionati, ok? Perché secondo me la integrità del prossimo campionato è andata a farsi friggere dal momento in cui siamo ripartiti. A quest'ora doveva essere finito il campionato. Qualcuno mi dirà, però c'erano gli europei, quindi alla fine qualche giocatore faticava, lo stesso faticava, quindi che discorsi stai facendo, nerd?
Sì, hai ragione, però il problema è che non ci sono gli europei, c'è il campionato, che poi ci sarà un altro campionato, finito quello ci saranno gli europei. Capisci? La quantità di fatica, la quantità di... Vabbè, non è che vanno a sappa la terra come faccio io la Madonna. Hai ragione anche te, stanno a giocare a pallone. Però Ibra si è rotto. Quanti Ibra, quanti giocatori si romperanno? E di qui alla prossima stagione chissà quanti, rovinando i piani e le strategie, quindi falsando un po' il campionato. Questo è il mio pensiero, forse mi sbaglierò. Io avrei preferito, te lo dico, un playoff così accontentiamo tutti. Se finisce questa farsa, se finisce il prima possibile, non roviniamo l'integrità del prossimo campionato. Le TV hanno i suoi fottuti soldi. A posto, siamo tutti contenti. Quindi io avrei preferito così. Però se è stato preso come un piano B, se riparti e sperando che spostino le date della Coppa Italia, io alla fine mi va bene anche così, però sono curioso di sapere il vostro commento. Like, condivisione e campanella degli aggiornamenti, ragazzi, grazie a tutti coloro che mi stanno appoggiando in questo momento. Lo so che il video non passa da 30 visualizzazioni, ma quei 30 mi stanno tenendo a gara al canale. Quindi grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie di cuore. Sempre Forza Milan, alla prossima.